Un caro saluto da Mario e Giulia. Ormai mancano poche settimane alle festività natalizie, quindi sarete magari curiosi di sapere che tempo farà per Natale. Bene, il tempo per il giorno di Natale oggi è impossibile prevederlo perché i modelli fisico-matematici oltre 10 giorni non possono prevedere con esattezza il tempo che farà in un singolo giorno. Però questi modelli fisico-matematici ogni giorno elaborano per i prossimi giorni circa 100 previsioni. Come dire, per ogni settimana abbiamo circa 700 previsioni. Di queste 700 previsioni ne facciamo la media, media della temperatura, pressione e umidità, e così abbiamo il tempo medio di una settimana. Bene, come sarà il tempo medio nella settimana di Natale dal 21 al 27 di dicembre? Ebbene, come potete vedere da questa prima mappa che riporta la pressione a livello di circa 5500 metri, quel blu sta a indicare pressione al di sotto della media. Quel blu sta a indicare che allora lì passano più perturbazioni atlantiche rispetto alla media attesa per quel periodo, ossia ci saranno più perturbazioni atlantiche che partiranno dal Medio Atlantico fino all'Europa occidentale, Francia, Germania, Italia compresa, quindi ci aspettiamo più perturbazioni. Tanto che se andiamo a vedere la mappa delle piogge, vedete che ci sono piogge, quel blu sta a indicare piogge al di sopra della media, sulle regioni di nord-ovest e regioni tireniche. Anzi, questa mappa ci dice ancora di più, significa che le perturbazioni entrano dal sud della Francia nel Mediterraneo e poi con venti occidentali, venti di libeccio, portano piogge appunto sulle regioni di nord-ovest e tirreni. Le temperature. Le temperature saranno al di sotto della media su gran parte del nord Italia e soprattutto sulla regione di nord-ovest. Cosa sta a indicare questo? Che probabilmente le perturbazioni atlantiche che giungono nel Mediterraneo occidentale e poi sul Tirreno con i loro vortici in bassa pressione richiamano venti più freddi da Balcani, i quali si adagiano e creano un cuscinetto freddo soprattutto di solito sulle regioni nord-occidentali. Allora ci saranno anche nevicate? Sì, guardate questa mappa sta a indicare le anomalie di neve sull'Italia, dove il blu significa che lì sono attese nevicate più di quanto in genere non se ne dovrebbero verificare. Guarda caso, nevicate non solo sulle Alpi centro-occidentali, ma possibile nevicate anche in pianura, ad oggi. Ma non sia mai che nevichi la notte di Natale, così per ricompensarci per questo disagio che stiamo vivendo in questo momento.